Cari amici della rete, dobbiamo purtroppo darvi una triste notizia. Riceviamo in questi minuti una comunicazione dell'agenzia ANSA. Con effetto immediato verranno abolite alcune parole dall'uso comune. Da oggi sarà vietato l'uso della parola giustizia. Ebbene sì, tutte le parole che riportano alla mente giustizia saranno bippate, come avete già sentito, in modo immediato. Allora, noi abbiamo voluto scrivere una lettera indirizzata al ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente del Consiglio Unico. Esatto. Ve la leggiamo perché questa serve per manifestare il nostro dissenso. Non è un proclama politico, ma dissenso. Caro ministro e Presidente del Consiglio Unico, vorremmo che al più presto si avviasse una revisione attraverso un processo di informazione che porti alla consapevolezza del senso del giudizio. Vabbè, giudizio e giustizia sono tutto vicino. Ho capito, però. Cioè... Vogliamo lasciare la nostra testimonianza su questo argomento, ma non vogliamo che diventi un tribunale contro il legislatore che si è permesso di osare così tanto contro ogni aspettativa. Non è giusto! E ripeto, non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Per dare più forza, non è giusto che un fischietto debba emettere la sentenza di condanna di ogni parola legata al tema principale, giustamente e ingiustamente. E in nessuna aula, e intendevo di scuola, può vincere l'imputato, cioè l'alunno contro la ricerca della verità. Che cazzo, ma pure che te accentuato. E allora noi diciamo magistrati, aula, tribunale, processo, avvocati, giustizia, sentenza, ricorso, amnistia, grazia, concorso e termine associazione mafiosa. Noi vogliamo parlare. Vogliamo parlare. Vogliamo parlare. Noi vogliamo parlare. Noi vogliamo parlare. 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 Ah, ma non è censurato parlare. Si può dire. Si può dire. Parlare. 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 Mica noia parlare, però. Parlare. Ma parlare poi... Così, poi da sola. Parlare. Parlare. Lo censuriamo in modo preventivo. Poi si vede magari. No, non lo so, va bene. Parlare.